RMI sul piede di guerra dopo l'esito negativo del confronto avuto stamattina in municipio con il commissario Rosario Arena. I lavoratori del reddito minimo di inserimento, lo ricordiamo, nei giorni scorsi hanno ricevuto una lettera a firma del dirigente dei servizi sociali che li ha informati della sospensione delle attività per mancanza di fondi. Stamattina l'incontro fra i lavoratori ed il commissario Arena non ha dato l'esito sperato e gli RMI sostengono che negli ultimi anni è sempre stata l'amministrazione comunale ad anticipare le somme in attesa che la regione stanziasse i fondi da recapitare ai comuni. Sulla base di ciò speravano che il commissario Rena potesse anticipare le somme almeno fino a fine anno ma a quanto pare da Palazzo di Città c'è stato un no categorico giustificato dal fatto che non avendo le somme non è possibile assumersi una così importante responsabilità alla luce anche delle notizie che arrivano dalla regione dove pare abbiano stretto parecchio la cinghia e non ci sono soldi a destinare a questa categoria. Dal loro canto i lavoratori affermano di aver avuto notizie dirette da un deputato regionale, il quale avrebbe loro riferito che la Regione Sicilia ha stanziato i fondi e si aspetta solo il bilancio. Per ora però sono solo voci che si rincorrono. Intanto i lavoratori non escludono forme di proteste eclatanti ed attendono di poter parlare con il Presidente Musumeci il 23 novembre, quando sarà in visita in città.